Buonasera, mercoledì 4 agosto. Buonasera Concita De Gregorio. Buonasera David. Allora, la puntata di oggi dove ci porterà? Ci porterà a ragionare su quanto domani deciderà questo attesissimo Consiglio dei Ministri. Prima è convocata alle 11.30 una cabina di regia e quindi alle 16 il Consiglio dei Ministri di domani, che ancora una volta cambierà la nostra vita. Infatti si parlerà del Green Pass, l'obbligo dell'utilizzo del passaporto verde per cinema, teatri e piscine, ma non solo, si parlerà anche dell'obbligatorietà per gli insegnanti e per il mondo della scuola, tranne che per gli studenti, e il dibattito al quale ormai siamo abituati da tempo sul futuro del Green Pass anche per il mondo del lavoro. E noi da qua vogliamo partire stasera, esattamente il mondo del lavoro. Dopo il caso della GKN con i 422 operai licenziati via mail, stasera, grazie a Danilo Lupo, che vediamo subito inquadrato, vi portiamo a Bologna per raccontarvi la drammatica storia di un'altra azienda di altri lavoratori licenziati via WhatsApp. Buonasera Danilo, buonasera al direttore Alessandro Sallusti, buonasera a Gianrico Carofiglio, magistrato, scrittore collegato da Bari, e in studio con noi il vice direttore di Repubblica Sergio Rizzo. Buonasera. Pochissimi minuti, anche meno, no? Di sempre solo alcuni secondi. Pubblicità e poi tra di arancione, quando vi acconcite vi di arancione, ci sono sorprese, tra poco. Buonasera, buonasera e bentornati a In Onda. Partiamo subito dalla pagina del lavoro. Mentre è in corso il tavolo, una trattativa fra sindacato e governo per stabilire se e come si deve accedere ai luoghi di lavoro con il pass obbligatorio. Buonasera David Parenzo, scusatemi, non ho salutato David. Buonasera David. Contemporaneamente però nel resto, fuori dai palazzi dove il sindacato e i ministri si incontrano per stabilire i principi, no? Gli alti principi che riguardano la libertà, l'inviolabilità, le garanzie individuali, accadono cose come i 422 licenziamenti alla GKN di cui abbiamo lungamente parlato. Oggi siamo con Danilo Lupo in provincia di Bologna, dove 67 dipendenti della Logistic Time sono stati licenziati con un messaggio che dice: buonasera, a seguito della riduzione delle attività nella data di lunedì 2 agosto lei sarà dispensata dalla sua attività lavorativa, il trattamento economico verrà garantito con gli strumenti previsti di legge. Contemporaneamente a San Vendemiano, in provincia di Treviso, gli operai della Nice hanno avuto una nota dall'azienda in cui si dice che possono prelevare bottigliette d'acqua solo prima di entrare in azienda, quindi prima dell'orario di lavoro e semmai durante le pause. Non è specificato se possono andare al bagno, ma forse bevendo meno devono anche andare meno al bagno, immagino. David, lo chiedi a me perché sono esperto di bagno. E poi il tema grande, che è il tema della sicurezza sul luogo di lavoro. Sapete che è morta stritolata in un macchinario Laila Elarim, aveva 41 anni e una bambina piccola. Poco tempo fa è successa la stessa disgrazia a Luana D'Orazio, 22 anni, il 3 di maggio, e quasi ogni giorno si registrano morti sul lavoro. Su questo è intervenuto oggi il Presidente Mattarella. Inoltre, in Italia, in tempo di pandemia, ci sono più di 2 milioni di ragazzi fra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano, e si sono persi 900.000 posti di lavoro in un anno. Quindi, tavolo dei sindacati, benissimo parlare di Green Pass, però mi rivolgo ai nostri ospiti. Il lavoro prima di tutto bisogna averlo, poi bisogna lavorare in sicurezza, terzo bisogna avere i diritti fondamentali, cioè bere durante l'orario di lavoro e possibilmente non essere licenziati con un SMS. Dopodiché si parla anche di vaccino, che alla fine sarebbe una tutela. Benvenuto e bentornato Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Gianrico Carofiglio, vorrei subito sentire le vostre opinioni e poi vado da Sergio Rizzo. Che ne pensa il direttore di Libero, Sallusti? No, io penso che il lavoro è una cosa serissima, importantissima, insomma è inutile dircelo, sarebbe dire ovviamente delle banalità, però io penso che le aziende non siano l'unico attore sulla scena. Ci sono aziende serie, aziende meno serie, aziende ciniche, insomma c'è un po' di tutto nel mondo dell'imprenditoria, però gli imprenditori non sono gli unici attori.
Poi, come dire, c'è una legislazione del lavoro molto complicata, molto farraginosa, molto rigida per certi versi, poi c'è una giustizia civile molto lenta, anche lì molto complicata, che crea incertezze, e poi c'è una situazione economica generale del paese, cioè scaricare tutto sugli imprenditori senza capire il contesto nel quale gli imprenditori lavorano è un po' facile, un po' come sparare sulla Croce Rossa. Detto che ci sono imprenditori mascalzoni, questo, ma come ci sono lavoratori mascalzoni, i lavoratori e i mascalzoni sono una categoria trasversale a tutti, insomma il discorso è un po' più complicato di come poi arriva alla fine con queste cose drammatiche che sono successe in questi giorni. Allora, per sentiamo capire subito meglio, Lupo. Sì, andiamo sentiamo a sentire. Lupo e poi Rizzo e Carofiglio, ovviamente. Perché? Perché voi siete drammaticamente il secondo grande caso dopo la GKN, come abbiamo detto. Allora, qual è la storia, Danilo Lupo? Raccontaci il come e il perché queste persone, dall'oggi al domani, si sono trovate un messaggio sul cellulare, scritto anche in un italiano, no? Piuttosto discutibile, si sono trovate improvvisamente licenziate. L'azienda era in crisi, anzi, è in crisi l'azienda? Vai, Danilo. Allora, la prima risposta da dare è effettivamente questa. No, l'azienda non era assolutamente in crisi. Buonasera, David, buonasera, Concita, buonasera ai telespettatori. Siamo nell'interporto di Bologna, l'azienda che si chiama Logista, il gruppo Logista, e ha questa azienda sotto di sé, Logistic Time, 67 persone che sono state licenziate sabato sera. Era tra l'altro un'azienda che era in piena salute, tanto vero che, come adesso ti faremo raccontare dai sindacati del Sicobas, ma anche dai lavoratori, era un'azienda che aveva incrementato del 34% nell'ultimo anno, come tutte quelle del settore della logistica, a dir la verità, i suoi affari, e che aveva dato, insomma, bei premi di produzione. Quindi non una crisi dovuta a una flessione di produzione. E sabato sera, alle 10:15, mentre stavano per andare a letto, 67 di queste persone hanno ricevuto un messaggino su WhatsApp. Ma io te lo farei raccontare da Loredana, che stava insieme a suo marito Vincenzo, che lavorano entrambi qui. Buonasera a tutti. Sì, ero... avevamo finito di lavorare venerdì. Problema di audio, Danilo, non vi sentiamo. Teniamo il microfono sempre salvaguardando la normativa Covid. Perfetto. Mi sente? Perfetto, grazie. Sì, scusi. Perfetto. Grazie. Niente, era un sabato come tutti gli altri, a rilassarci dopo una settimana stremante di caldo e di chiusura di produzione. Sabato sera alle 22 circa mi arriva questo messaggio. Dopo qualche minuto arriva anche a mio marito dicendo che ci dispensavano dal 2 di agosto, ci dispensavano dal lavoro. E ci siamo rimasti veramente scioccati, senza parole. Da precisare che io e mio marito abbiamo appena acquistato una casa. Chiaro. Anche perché l'azienda andava abbastanza bene. Ecco, spiegala bene questa cosa. Danilo, torniamo subito da voi, scusate. Rizzo e Carofiglio, la questione è molto interessante, soprattutto per una ragione. E la domanda è diretta. La politica ha strumenti per bloccare queste modalità? Allora, guarda, la politica avrebbe gli strumenti se ci avesse pensato. Il problema è che non ci ha mai pensato. Cioè, noi abbiamo una Costituzione fondata, una Repubblica italiana fondata sul lavoro, però il lavoro è una cosa di cui nessuno si occupa. Questa è la verità. Nessuno si occupa del lavoro, nessuno si occupa della sicurezza. Ha fatto benissimo Concita a ricordare quello che è successo recentemente. È ricominciata l'attività produttiva, no? Quanti morti ci sono stati da quando è ricominciata l'attività produttiva? E tutti gli anni, tutte le volte, siamo qui a fare i conti, a piangere. La verità è che il lavoro è una cosa che non interessa alla politica. O l'interessa soltanto per ragioni propagandistiche, quando si tratta di racimolare un po' di consenso. Questa è la storia degli ultimi anni di questo paese. In più c'è un'altra cosa, lavoratori abbandonati, totalmente abbandonati, ce ne sono tantissimi. Poi ci sono invece lavoratori che per ragioni politiche non possono essere abbandonati. Penso per esempio all'Alitalia, no? Penso al fatto che abbiamo avuto questi lavoratori dell'Alitalia nel precedente giro, che sono stati per 6 o 7 anni in cassa integrazione addirittura, no? Con dei meccanismi che gli garantivano delle retribuzioni pari a quelle
di quando erano, cioè, quindi è veramente andiamo a sentire un momento Gianrico, Sergio, perché questo che tu dici è molto grave, cioè la politica, Gianrico Carofiglio, la politica, dice Sergio Rizzo, vice direttore di Repubblica, non si occupa del lavoro. Aggiungo una notizia, che un tavolo fra i ministri Orlando Speranza e i sindacati, quindi lavoro, salute e le forze sociali, e le parti sociali, scusate, è convocato per venerdì alle 14. Naturalmente il tavolo lavoro, salute e parte sociale sarà Gianrico per discutere del Green Pass. Io ho aperto questa puntata con una considerazione molto personale, ma insomma a me, e te la porgo, il dibattito sul Green Pass, sui luoghi di lavoro, in questa situazione generale in cui si muore nelle fabbriche, non si può bere una bottiglietta, le persone vengono licenziate per SMS, mi sembra non il fuoco della questione. Però Gianrico, vorrei sentire la tua opinione su questo. Ma io credo che in una situazione grave come questa però non si debba pensare che tutte le altre questioni vanno rimosse, quindi io, diciamo, la penso in maniera parzialmente diversa, nel senso che credo sia giusto occuparsi anche delle questioni legate alla lotta alla pandemia sui posti, sui luoghi di lavoro, quindi la prospettiva di introdurre in forme garantite, garantiste, obblighi progressivi di Green Pass anche nei posti di lavoro mi vede sostanzialmente d'accordo, poi si tratta di capire le specifiche modalità. Certo, ma scusami, mi sono spiegata male, scusami Gianrico, anch'io sono d'accordo ovviamente se si inserisce l'obbligo nelle scuole, che è la notizia di oggi, ne parleremo tra poco, e si inserisce l'obbligo nei teatri, nei cinema, in tutti i luoghi, è chiaro che anche nei luoghi di lavoro ci deve essere una normativa, però quello che dico è che il sindacato in questo momento sta facendo, diciamo, una questione di principio e sta mettendo dei paletti rispetto a questo. Mi sembra, non so, è una leggerissima critica al lavoro del sindacato, e mi sembra che il sindacato dovrebbe un pochino forse occuparsi di più di queste persone che vediamo collegate da Bologna. Allora non avevo capito, e quindi diciamo ci siamo intesi. Sì. Io due parole su quel messaggio, quel WhatsApp o SMS che avete mostrato, però vorrei dirle, perché siamo, certo, tutti quanti d'accordo, credo, come si potrebbe non essere d'accordo sul fatto che c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di interessamento a corrente alternata da parte della politica rispetto ai temi fondamentali del lavoro, ma ciò di cui non si parla davvero mai, se non per accenni, è un tema che secondo me è ancora più importante, direi fondamentale e fondativo della democrazia dei prossimi anni, che è quello della dignità del lavoro. È qualcosa di cui non si discute quasi mai, perché in situazioni così complesse ci si pone soprattutto il problema della garanzia dei posti di lavoro, delle retribuzioni, della sicurezza, cose sacrosante. Però vedete, ciò cui noi abbiamo assistito in questo paese, ma in generale nell'Occidente ultraindustrializzato, è stata una progressiva erosione della dignità di chi lavora, di chi si trova, diciamo, nella zona meno garantita della società, e questo produce rancore sociale di cui spesso non ci rendiamo conto. Questo alimenta i populismi. Quando i lavoratori che mantengano il posto di lavoro in condizioni di sempre maggiore precarietà o che lo perdano in condizioni francamente disgustose come quelle che abbiamo visto ora, ma sia chiaro che l'azienda nel caso di specie è un sintomo più che una causa, dicevo, quando tutto questo succede, ciò alimenta il risentimento verso una dimensione di ingiustizia che è difficile da percepire, è difficile da palpare, ma esiste. Uno dei grandi nutrimenti dei populismi in tutti quanti i paesi del mondo industrializzato sta in questa progressiva perdita di dignità del lavoro. Un compito di una sinistra intelligente, capace di vedere un pochettino al di là del proprio naso, dovrebbe essere una pratica progressiva, strategica, di restituzione di dignità a chi lavora o a chi vuole lavorare. Sallusti, e poi torniamo subito dai lavoratori. E la questione però per lei, per te caro direttore, è esattamente questa. È normale che un'azienda che non è in crisi, e quindi così ci racconta il nostro inviato e il lavoratore, un'azienda che non è in crisi, è normale che decida dall'oggi al domani di liberarsi di alcune persone e lo possa fare sic et simpliciter senza nessun ostacolo? Cioè, non è che anche il cosiddetto libero mercato al quale tutti noi siamo orientati, però in certi casi deve essere regolato in qualche modo, perché un conto è se c'è una crisi, ma se non c'è, uno può farlo così tranquillamente, in modo leggero? No, questo
È il rovescio della medaglia che non c'è una legislazione premiale per le aziende che assumono, no? Pensiamo soltanto alla tassazione, alla pressione fiscale sui lavoratori e sugli imprenditori, no? Sono anni che se ne discute, così non c'è una legislazione punitiva per chi decide liberamente. Secondo me un'azienda ha tutto il diritto di chiudere, cioè non è che lo Stato può dirgli stai aperto, non siamo in un regime di socialismo reale, però ecco, attenzione, l'azienda che decide di chiudere deve, come dire, pagare il fatto che chiude, non può chiuderlo a tarallucce e vino, come mi sembra che spesso accade in Italia, però ecco, impedire un'azienda di svilupparsi come meglio crede in Italia, all'estero, aprendo, chiudendo, non mi sembra una strada intelligente, anche perché più delle volte, non so se questo è il caso, un'azienda chiude perché è in difficoltà a stare aperto, quindi insomma, o il lavoro in generale, si autoritribuisce. Scusami, Sallusti, in generale dovrebbe... torniamo all'assistenzialismo. Ok, in generale dovrebbe essere così, l'azienda chiude se non riesce ad andare avanti, però in questi ultimi due casi, l'ha spiegato bene Peter Gomez per quello che riguarda la GKN l'altro giorno, e in questo caso, adesso torniamo da Danilo Lupo, l'azienda aveva dato un premio a questi lavoratori, un premio di produzione. Ma quello che voglio dire, se questa azienda ha trovato una situazione fiscale più vantaggiosa in un altro paese, non sarebbe la prima e non sarà l'ultima, fa i suoi conti e se ne va. Ecco, non se ne può andare a gratis, quello che dico io, ma allora non è più intelligente mettere in mano una riforma fiscale che abbassi la pressione sull'azienda, sul cuneo fiscale, cioè che renda conveniente e favorevole rimanere in Italia, a maggior ragione se vai bene. Torniamo da Danilo Lupo. Assolutamente. Perché vorrei sapere che cosa si aspettano questi lavoratori, Danilo. Abbiamo visto che le proteste della GKN non hanno prodotto alcun risultato, i licenziamenti sono andati in porto, le notizie che si intrecciano, ne parlavamo poco fa con le morti sul lavoro, hanno visto protagonista stamattina il presidente Mattarella che ha chiamato Andrea Orlando per chiedergli conto di tutti questi incidenti avvenuti in questi ultimi giorni, ma è sempre un continuo così, quindi si abbassano le garanzie. Le garanzie di sicurezza, e dall'altro lato, ecco Danilo, dal sindacato e dal governo forse, che cosa si aspettano questi lavoratori? Sì, c'è una cosa che dobbiamo assolutamente precisare, questo non è un caso di delocalizzazione all'estero, perché parliamo di una ditta della logistica, cioè che distribuisce merci, è chiaro che non si può delocalizzare, in realtà si delocalizza all'interno del territorio nazionale. E la tesi di questi lavoratori è che si delocalizzi nel territorio nazionale, adesso ve lo faccio raccontare, perché qui una serie di anni di lotte aveva prodotto diritti sindacali e quindi un costo del lavoro più alto. È così, Pietro De Marco? Esatto, come diceva, è una delocalizzazione di fatto, perché comunque sia la produzione viene spostata negli altri due depositi di logista, dove comunque sia c'è un costo della manodopera tra cooperative e agenzie di somministrazione molto minore. Che sono a Tortona e ad Anagni. Il costo del lavoro è molto minore di quello che comunque sia nel deposito di Bologna, dove comunque noi abbiamo applicato il contratto nazionale del lavoro di categoria. Noi stiamo parlando di questo. E allora la mia domanda è: se governo, Confindustria, sindacati confederali gli permettono, istituzioni stesse gli permettono all'azienda di delocalizzare una produzione a 200 chilometri? Ok, e di lasciare 100 persone a casa, li spremono come un limone, poi li buttano, significa che la politica ha fallito, mi dispiace. Allora, Sergio Rizzo, spieghiamo bene, perché il caso è specifico, però è interessante quello che sta accadendo. C'è una delocalizzazione in Italia in cui forse, se non ho capito male, per via di un meccanismo di appalti e subappalti... Outsourcing si chiama, è quella roba lì. I lavoratori di Bologna avevano applicato il contratto nazionale con tutte le garanzie del caso. Succede che un'azienda trova più conveniente rivolgersi ad un appaltatore esterno che fornisce la manodopera e quindi il lavoro. Però questo è lo sfruttamento moltiplicato all'ennesima potenza, perché noi abbiamo già visto questi sistemi qua. Sono i famosi sistemi
delle, diciamo che delle pulizie, delle, di questi che forniscono manodopera, sempre a ribasso, con i lavoratori che passano da un'azienda appaltatrice a un'altra azienda appaltatrice, e i salari diminuiscono sempre di più, perché quando tu vai in gara con un altro, dov'è che tu prendi il margine? Spesso sono aziende che lavorano per la pubblica amministrazione. Per la pubblica amministrazione, ma ci sono stati degli scandali. Lo scandalo Consip, l'ultimo scandalo Consip, è proprio su questo, cioè sul fatto di queste ditte che forniscono questo. Ma c'è una cosa invece interessante che bisognerebbe dire. Non è vero che lo Stato non può fare niente. Lo Stato deve fare delle cose. Per esempio, dovrebbe, fermo restando che nell'economia di mercato uno è anche libero di chiudere un'azienda, no? Per motivi che... Però lo Stato deve provvedere a tracciare dei percorsi, la formazione. Perché non? La formazione è fondamentale, soprattutto in un mondo come questo, dove i lavori saranno sempre più discontinui, ci sarà sempre più il passaggio da un'azienda all'altro, da un settore a un altro. La formazione continua è fondamentale. Lo Stato, da questo punto di vista, è totalmente carente. Sì, anche dico perché... di più, dico di più. Anche dico perché di la formazione e si capisce, veicolo, e si capisce diciamo, da alcune cose... Si capisce, scusate, permettetemi questa... Si capisce da alcune cose, da alcune scelte della politica. Per esempio, c'è un'azienda che si chiama Formez PA, che è quella diciamo, che deve occuparsi anche dei concorsi pubblici, quindi tutto questo mondo enorme della formazione, dove hanno messo a fare il presidente un ex ministro che era rimasto senza posto, Alberto Bonisoli, l'ex ministro della cultura. Io mi domando se, diciamo, se è stata una scelta coerente e soprattutto una scelta... dietro la quale io personalmente vedo dare la versione di Bonisoli quando vorrà. No, Sallusti, no, certo. Caro figlio, e poi voltiamo pagina e torniamo a un altro caso, andiamo a un altro caso, andiamo a Siena a parlare del collegio in cui si candida Letta in Monte dei Paschi, ma prima voglio sentire, caro figlio, su questo tema, il tema che pone Sergio Rizzo. Beh, insomma, è uno degli infiniti, no? Però è una delle infinite declinazioni. Però Gianrico. È una delle infinite declinazioni, non c'è dubbio che gli approcci a questo tema, che è vastissimo e sul quale io confesso diciamo, la mia sostanziale incompetenza, posso parlarne come un buon lettore di giornali, uno che guarda le notizie in televisione, però quello che mi sento di dire è quello che ho detto prima, approfondendolo ulteriormente. Noi oggi abbiamo una società che si evolve sempre di più verso le ricchezze prodotte dalla finanza, verso una divaricazione sempre più drammatica fra chi è molto ricco e chi ha meno soldi o è povero o è molto povero, con l'abolizione di quello che c'è nel mezzo e sostanzialmente con l'incremento delle rendite parassitarie, con un'idea di profitto che è diventata ancora più ossessiva e più spaventosa di quanto non fosse nel passato e con un totale disprezzo per le figure umane dei soggetti coinvolti in queste transazioni, in queste dinamiche. Io insisto a dire, permettetemi di citare una cosa che ha a che fare con la dignità del lavoro, è una frase di Martin Luther King. In occasione di uno sciopero dei netturbini, Martin Luther King, gridando sul tema della dignità di tutti i lavori e del fatto che una società non è sana, non è stabile, non è sicura se il lavoro non ha dignità, diceva ai netturbini: voi siete come i medici, perché l'una e l'altra categoria hanno lo scopo di proteggere la società dalle malattie. Ecco, recuperare il senso, la dignità di tutti quanti i lavori in una prospettiva completamente diversa, che poi richiede interventi tecnici, secondo me è la chiave di volta di tutto quanto il resto. Nel salutare Danilo Lupo anche e i lavoratori, continueremo a seguire la vostra storia. Prima di andare a Siena, un flash penso. Ve lo lasciamo anche a voi. Avete chiesto ovviamente un incontro con l'amministratore legato dell'azienda. Da oggi come la vostra battaglia come continua? Eleonora. Buonasera a tutti. L'incontro l'abbiamo fatto stamane anche attraverso un tavolo posto con le istituzioni locali. L'azienda non ha al momento nessuna intenzione di tornare sui suoi passi, ma si è presa comunque 36 ore per dare una prospettiva. Noi lo strumento che abbiamo sempre avuto anche per andare a conquistare quei diritti che prima erano negati, è quello dello sciopero, è quello delle lotte ed è quello dell'unità che abbiamo tra i lavoratori e con gli altri lavoratori, che è l'elemento essenziale e fondamentale dal quale non potremo
mai prescindere. Quindi noi andremo avanti a lottare, perché altra arma non abbiamo. Grazie, continueremo a seguire il vostro caso e ovviamente con Luca Sappino andiamo a Siena. Siena non è soltanto il Monte dei Paschi, che oggi è per la maggioranza, per il 63%, nelle mani dello Stato attraverso il Ministro dell'Economia, ma è anche la città nella quale ha deciso di candidarsi per le suppletive di ottobre il segretario del Partito Democratico Letta. E allora con Luca Sappino teniamo insieme queste due storie e andiamo a vedere il caso politico. Siena, Monte dei Paschi. Ciao Repubblica, per cortesia. Città di contrade, di Palio e Fantini e Siena, ma anche città del potere, della massoneria e delle banche, anzi di una banca, di MPS. Ricciarelli, per cortesia. Sì, no, li mangiamo subito, grazie. E proprio di Monte dei Paschi scrive Enrico Letta nella lettera che pubblica Repubblica, consapevole di quanto complicata sia la corsa per prendersi il seggio lasciato da Giancarlo Padoan, ex ministro e oggi proprio presidente di Unicredit. Una vecchia sezione del PDS, dice la targa, ma ora siete del PD. Del PD. Mi fate strada? Sì. Letta è sicuramente consapevole che sulla candidatura qui a Siena si gioca anche la sua segreteria e oggi fa un po' di autocritica, eh? Sì, però io credo che quell'autocritica la dovrebbero fare anche altri, perché a Siena quando si decideva di acquistare un bene tra voci contrarie non ne abbiamo sentito. L'aveva capito che la candidatura qua non sarebbe stata facile e quindi aveva detto di no subito. Il PD ha perso il comune nel 2018 soprattutto per il Monte dei Paschi, soprattutto per il colpo fatale di Anton Veneta e per le conseguenze degli scandali di quell'acquisizione da derivati agli enti. La statua alle nostre spalle si dice sia dell'inventore della cambiale. Letta ne deve firmare molte per sperare nell'elezione. Con Renzi l'accordo è chiuso. Secondo me l'accordo con Matteo Renzi è chiuso di fatto. Il vero problema sarà che sempre dipende dal Monte dei Paschi. Giannelli, la 7. Giannelli conosce benissimo Siena, benissimo Monte dei Paschi, è un po' un testimone degli ultimi anni. Monte dei Paschi è stato presidente mio nonno. E in questa vignetta c'è il Monte dei Paschi caricato su un furgoncino, a guidare sono Franco e Mario Draghi. E la scritta sta a testimoniare il lutto di una città? Sì, la perdita della città che perde il cuore. Il cuore che naturalmente alimentava, come il cuore di una persona, tutta la città. Allora, Alessandro Sallusti, su questa vicenda di Siena, il collegio di Letta che si gioca appunto una partita molto importante, è l'unica elezione suppletiva, quindi è l'unico modo per Enrico Letta per entrare in Parlamento ed esserci quando si voterà il capo dello Stato, cosa molto importante perché, come sappiamo, diciamo, i deputati del PD in Parlamento non sono proprio, sono per la maggior parte renziani, quindi Letta ha bisogno di stare ex renziani. Letta ha bisogno di stare dentro. Si gioca questa partita a Siena, ma contemporaneamente sta succedendo col Monte dei Paschi qualcosa che coinvolge Padoan. Oggi Franco sta mettendo le mani in pasta in questa questione. Sallusti, come vede l'incrocio fra la finanza, la campagna elettorale e il futuro della sinistra? Perché là si gioca anche il prossimo congresso. Ma io penso che la storia del Monte dei Paschi non sia una tragedia della finanza o del mondo bancario, ma sia una tragedia della politica e in particolar modo una tragedia della sinistra, perché questa banca, che ricordiamolo è la più antica banca d'Italia, è stata gestita come se fosse la cassa, adesso banalizza un po' ovviamente per far capire cosa intendo, fosse la cassa prima del PC, poi del PDS, poi del PD. E ogni volta che questa cassa si svuotava per mala gestione veniva rimpinguata da soldi pubblici, l'ultima volta 6 miliardi, ma c'è chi ne ha contati 30 di miliardi che sono stati messi in questa cassa privata
della sinistra italiana. Però attenzione, scusi, Saluzzi, solo per spiegare ed evitare querele, avendo io quattro figli e lei anche lei qualcuno, e non possiamo, diciamo, fare un legame diretto tra il PCP di SDS che usava come bancomat il Monte dei Paschi, cioè non è che c'è passaggio di denaro tra il Monte dei Paschi e i DS. No, io capisco la precisazione. Io capisco la precisazione. Se no le arriva una querela, capisco, io voglio precisazione, però. La banca è gestita da una fondazione, la fondazione è un organismo politico e basta andare a vedere chi è stato al vertice, esatto, della fondazione che ha gestito la banca. Ma comunque, detto che è una tragedia della sinistra e non del mondo finanziario, adesso c'è un soggetto privato che non con grande entusiasmo probabilmente avrà poi il suo tornaconto da qualche altra parte, è disposto a farsene carico. Anche questo avrà un costo di alcuni miliardi per la comunità, ma io penso e spero che questa operazione vada in porto, così una volta per tutte il Monte dei Paschi esce dall'orbita della politica, esce dal fatto che dobbiamo mantenerlo noi come cittadini. C'è da mettere un'ultima fiche, sia pure onerosa, mettiamola, perché altrimenti diventa come Alitalia, diventa come Ilva, diventa una storia infinita, ecco, appunto, e un buco nero senza fine. Ma la domanda politica è perché, visto tutto questo, Letta è andato a candidarsi proprio a Siena? È vero che era il collegio unico delle supplettive, però forse c'è anche qualcosa in più, perché non è che gliel'ha chiesto il dottore. Caro figlio, poi torniamo subito da Rizzo. Cioè, c'è forse una ragione profonda, politica, di dire voglio... un po' sono le ragioni che ha già citato Concita, ma c'è dell'altro secondo lei, caro figlio? No, non credo che ci sia dell'altro. Io credo che Letta abbia fatto bene ad accettare questa sfida. Credo che verrà eletto. Naturalmente io, come tutti, sono convinto che se non fosse eletto questo sarebbe un problema politico molto grave. Ma insomma, questo era il posto disponibile in questo momento e credo che una dose normale di coraggio politico e di senso della politica, del senso delle azioni in relazione al presente e al futuro, imponesse a Enrico Letta di candidarsi. Quindi io trovo che abbia fatto bene, ripeto, io credo che verrà eletto. Non commento particolarmente considerazioni sprovviste di qualsiasi prova, del tutto apodittiche, sul fatto che il Monte dei Paschi sarebbe stato una specie di cassa diretta di partiti di sinistra, perché se ci mettiamo sul piano di affermazioni formulate al di là di qualsiasi osservanza dell'onere della prova, andiamo a finire in molti posti, nessuno dei quali attraente. È l'ultimo posto nel quale vorrei finire, diciamo. Nessuno del quale attraente, detto Sallusti, non so se... ha capito il messaggio, non finirebbe in un posto attraente Alessandro Sallusti, ma veniamo... No, lo so che non si può... non si può... Lo so che non si può dire che il Monte dei Paschi era la banca del PD, PDS, però l'ha detto. No, quello si può dire. Ci siamo capiti. Quello si può dire, quello che non si può dire è che... Perché non ci sono le prove, voglio dire, no? Cioè, è chiaro, che fosse la banca del PD, del PD della sinistra, era sotto gli occhi. Allora, tutti ci sono 2.500 possibili esuberi. Torniamo al tema del lavoro. Monte dei Paschi, adesso, passando per un giro... Monte dei Paschi, non parliamo della sinistra. La cosa, guarda, se vogliamo lasciar perdere il tema politico, io penso che il cuore sia quello di questa vicenda del Monte dei Paschi, anche dal punto di vista degli esuberi, perché inevitabilmente poi gli esuberi vanno a finire su Siena. Tenete presente che a Siena, che è una città di 45-46 mila abitanti, i dipendenti del Monte dei Paschi erano 4.000, tutti i sindaci, grosso modo, sono stati tutta la classe dirigente veniva dalla fondazione, dalla fondazione, erano dipendenti del Monte dei Paschi. Il sindaco Piccini era dirigente del Monte dei Paschi, il sindaco Cenni era dirigente del Monte dei Paschi, Valentini era dirigente del Monte dei Paschi, presunto competitore renziano di Letta, questo Scaramelli mi pare che si chiami, o sbaglio, è un dipendente del Monte dei Paschi di Siena. Sono tutti... Che di per sé non è una colpa. No, però, ma però per dire che cos'è il Monte dei Paschi di Siena a Siena. È il cuore della città ed è anche, se togliamo il palio, ed è anche il cuore della politica. Sì, ma scusami Rizzo, com'erano le banche popolari, le banche in Veneto, le banche cooperative? Ma qui la questione è anche un'altra. Rizzo, la questione è anche un'altra. La questione è che Padoan era ministro
quando c'è stata la grande questione del salvataggio di Monte dei Paschi di Siena. E sapete chi è l'amministratore delegato di Unicredit che dovrebbe comprare il Monte dei Paschi? È il consulente di Botin, cioè del Santander, praticamente, che ha venduto l'Anton Veneta al Monte dei Paschi. Esatto, quindi c'è un cortocircuito. Proprio su questo, sentiamo la Meloni poco fa che cosa ha detto, così mettiamo un'altra riflessione. C'è un cortocircuito micidiale su questa vicenda, Da diversi decenni c'è a Siena, nel Monte dei Paschi di Siena, una commistione tra finanza e politica che è degna di un paese del terzo mondo, che ha visto il Partito Democratico utilizzare su quel territorio la banca per interessi che nulla avevano a che fare con il credito di quel territorio e che, come al solito, pensa di, diciamo così, privatizzare gli utili e socializzare le perdite. Hanno utilizzato la banca per fare interessi della politica e tutte le volte che questo ha comportato ovviamente un disastro per la banca, hanno accollato il costo sugli italiani. Questa roba qui non si può fare. Però non si può dimenticare una cosa, perché sennò poi rischiamo di raccontare soltanto una parte della storia. Il Monte dei Paschi di Siena è vero che è stata la banca della sinistra, è vero che è stata usata politicamente, e lo prova il fatto che tutti i consigli di amministrazione, non solo della fondazione ma anche della banca, erano lottizzati politicamente dalla sinistra. Ma il Monte dei Paschi di Siena è stato la ricchezza della Toscana, nel senso che poi la fondazione, e lì è stato il suicidio della sinistra, perché loro che cosa avevano? Avevano un forziere che serviva a finanziare i territori, tutti i territori, tutti i toscani hanno beneficiato. Adesso poi questa cosa, diciamo, poi c'è chi fa finta di niente, ma i soldi li hanno presi tutti, allora, li ha presi però, la Chiesa, diciamo, li ha presi... Tutti i toscani, scusate, stavo leggendo, anche ascoltando, ovviamente, posso fare due cose contemporaneamente, stavo leggendo e ascoltando, perché stanno arrivando in questo momento le agenzie sulla dichiarazione del Ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione in Commissione Finanze, Camera e Senato proprio sulla questione tema. Monte dei Paschi di Siena, quindi è in corso in questo momento mentre noi vi stiamo parlando e alcuni dei titoli sono: con Unicredit nessun rischio spezzatino. Insomma, è in corso un'acquisizione, lo dico male, lo dico semplicemente perché non mi posso dilungare adesso su questa questione, ma insomma è in corso un'acquisizione da parte di Unicredit per salvare la banca, sempre salviamo le banche, no? Ma anche moltissimi possibili esuberi, sportelli, posti di lavoro, un sistema. Sì, c'è solo da aggiungere che su questa partita il governo, come sappiamo perché abbiamo parlato prima, il governo ha intenzione di chiudere al più presto perché lo slogan è... non farà la MPS, non sarà la nuova all'Italia, questa è la cosa. E Lega e i 5 Stelle sono però contrari. Queste sono le cose. Chi se la prende? Beh, il problema qual è? Il problema è che Unicredit ha fatto un'offerta in cui ha detto che si prende soltanto la roba buona. Allora, la roba cattiva, sai qual è? La roba cattiva sono 10 miliardi di possibili cause penali, civili. Civili. C'è un contenzioso mostruoso che dipende ovviamente in gran parte da Anton Veneta. E poi ci sono i crediti deteriorati, le sofferenze. Ma questa roba, Unicredit ha già detto che non le vuole. Che cosa, dove finisce questa roba? Finisce che abbiamo 60 secondi di pubblicità e questa è una cosa che è sicura. Cosa ha detto Sallusti, scusa? E poi torniamo. 60 secondi. Così evitiamo a Sallusti un'altra querela. Vediamo, 60 secondi. Diritto di replica, la parola a Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che stava commentando. Che cosa dicevi, Alessandro Sallusti? No, non volevo replicare, volevo anzi, come dire, inserirmi sulla scia del discorso, perché il paradosso è che oggi, come oggi, al terzo tentativo di risanamento, il risanamento è riuscito, cioè la banca oggi, i servizi della banca sono in attivo, questa banca non può fallire perché è in attivo e ci sono 4 milioni di correntisti che non è giusto mandarli nei guai. Il problema è quello che ha detto prima Rizzo, cioè è tutto il pregresso. E l'unica via d'uscita è che il pregresso per l'ultima volta lo paghi lo Stato e che questa banca finisca dentro un sistema sano bancario gestito con criteri diversi da quello che è stato gestito finora. Grazie. Alessandro Sallusti, saluto Gianrico Carofiglio che ringrazio in libreria con la disciplina di Penelope. Grazie Gianrico Carofiglio, grazie a Sergio Rizzo, grazie a te Davide e a voi che avete avuto l'onore della vostra attenzione. A domani alla stessa ora.